Ciao a tutti ragazzi, ridiamo per non piangere, ma non ce n'è poi così tanto motivo. Cose che capitano. Prima di iniziare, come sempre, vi invito a lasciare un like al video e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Perché dico cose che capitano? Perché non c'è bisogno di drammatizzare nulla. Nulla. È una sconfitta di quelle partite che in stagione capitano un paio di volte, quelle partite in cui tutto inizia male e finisce peggio. Una partita in cui non ti riesce nulla tecnicamente, in cui sbagli tutto e forse anche più di tutto, anche più dell'immaginabile, come dimostra l'autogol di Federico Gatti. Quindi, che dire, una partita semplicemente da accantonare subito, che servirà per infonderci ancora più cattiveria, di questo ne sono sicuro, ma non do colpe al mister, non do colpe ai giocatori. Queste partite succedono, capitano. E soprattutto una squadra giovane come la Juve, quindi archiviare subito e pensare alla prossima, perché è vicinissima, c'è cioè turno infrasettimanale con il Lecce che vi ha già spedito, quindi bisognerà tornare subito alla vittoria in casa, ma davvero con tutta la calma del mondo. Cioè, sono quelle partite in cui addirittura Danilo e Rabiot giocano male, male, male. E se anche i due di più sicuro rendimento giocano male, 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 diciamo che è una di quelle partite che dicevo, che citavo prima. Difesa disastrosa, ma disastrosa però per questo sono abbastanza tranquillo. Disastrosa non nell'organizzazione quanto in errori individuali e tecnici. Ci metto in mezzo ovviamente anche Wojciech Szczęsny, quindi se portiere più tre difensori fanno errori tecnici che portano le loro pagelle sulla soglia del 4 e mezzo a voler essere gentili, è chiaro che poi difficilmente vinci le partite, no? Però davvero non drammatizziamo sempre, perché poi ogni partita bisogna fare i resoconti, tirare le somme e allora vedete che questo, allora vedete che quest'altro, no? Sconfitte che capitano, siamo una squadra, ripeto, giovane, una squadra in costruzione, e dispiace più che altro per i punti persi, però è uno scivolone di quelli che, ripeto, possono succedere, ma soprattutto ti riconnettono col pianeta Terra, ti fanno tenere i piedi ben piantati per terra. Lo aveva detto anche ieri Allegri, forse aveva avuto delle premonizioni. Bisognava stare attenti, bisognava non sottovalutare l'avversario. Io credo che non è stato quello il problema, ma ripeto, una serata storta da parte di molti. È una partita che poi la Juve aveva iniziato bene, no? Fino appunto all'1-0 del Sassuolo. Poi forse abbiamo perso un po' di certezze, abbiamo capito che forse non è la serata giusta. Ecco, lì bisogna essere bravi poi a rimetterla in carreggiata. Poi in realtà ci eravamo anche riusciti col pareggio di Chiesa sul 2-2. Però, ecco, cose che, ripeto, capitano, non bisogna farne un dramma. Non bisogna farne un dramma perché subito ora si parte con Allegri out, Allegri ha sbagliato questo, e perché ho messo questo titolare, perché ho messo questo qua. Io, come sapete, mi dissocio sempre poi da questo tipo di analisi che se vinci va tutto bene, se perdi sto lì a spiegarti perché hai perso. Non mi piace farlo, io ho visto comunque una squadra che ci tiene. Non sono, ecco, errori di superficialità, nel senso, forse l'ultimo gol di Gatti un po' sì, però non sono quegli errori che sono frutto di, non so, un atteggiamento sbagliato, ecco. Sono frutto di, ripeto per l'ennesima volta, una serata no, e quindi diciamo va bene così, nel senso che poi bisogna metterci una pietra sopra e ripartire. Note positive? Una su tutte, poi in sostanza, perché è il nostro condottiero al momento, e parlo ovviamente di Federico Chiesa, ci tiene, sta bene. Si vede che vuole prendersi la squadra sulle spalle, bellissima anche l'esultanza con Allegri. Molti, mi viene da ridere a volte, ragazzi, scusate, ma molti diciamo che non si potessero vedere. Io credo che stia nascendo un bel feeling dopo il lungo infortunio dell'anno scorso, ma molti hanno notizie da insider, i due non si possono vedere, va bene così, cioè, che vi devo dire? Poi
il campo dice il contrario. Però ecco, salvo Federico Chiesa, non una bella serata per tutti gli altri, inutile citarli uno a uno, anche lo stesso Vlahovic, però ecco, bisogna fare un passo in più e quelli sono passi che fai quando perdi un numero di partite sempre più elevato di questo tipo in carriera. Nel senso, come ho detto, secondo me sono un paio, due, tre partite all'anno che ti capitano così. Più anni passano, più acquisisci poi la consapevolezza nello snasare che quella partita lì è maledetta e che quindi forse a volte anche strappare un punto o fare le cose in modo più semplice, ecco, potrebbe aiutare. Si tratta di esperienza, va benissimo così, ragazzi. Io davvero credo che siano serate che possono succedere. Voi diteci anche la vostra nei commenti. Perché poi, ripeto, molti magari avranno visto la partita in modo diverso, molti magari possono dire, perché poi molti aspettavano la prima sconfitta della Juve per dire, vedi Allegri non è cambiato niente, che schifo, così colà. Poi, torno a dire, se si vuole esaminare la partita in sé per sé, io credo che non sia stata ma preparata male tatticamente e non sia stata una partita con cambio formazione sbagliata, anche perché ne dovevi togliere 10 su 11 per non sbagliare formazione, visto che si salva praticamente solo Chiesa, e quindi che fai poi? Togli tutti? No. Non so perché, ragazzi, mi viene da ridere, vi devo dire la verità, ma perché, ecco, forse probabilmente perché mi sarebbe dispiaciuto di più perdere una partita giocata bene, senza errori, ma una partita in cui magari avessimo avuto un approccio sbagliato, avessimo avuto delle disattenzioni da un punto di vista tattico. Non è così e quindi l'accetto, perché dobbiamo sempre ricordarci poi che è un percorso di crescita e che soprattutto davvero l'obiettivo principale è quello di arrivare tra le prime quattro e queste partite qui ce lo devono ricordare. Perché? Perché abbiamo tanti giocatori che possono incappare in serate storte. Finché poi succede a due o tre giocatori, puoi vincerla lo stesso. Ma quando hai tanti giocatori, soprattutto giovani, che possono incappare in serate storte, aumenta il rischio di perdere punti durante il campionato. Non è un dare la colpa ai giovani, perché non è questo, è semplicemente accettare lo stato delle cose. Molti ancora, forse a molti sfugge anche il fatto che, ad esempio, Federico Gatti sia tutto da costruire per quanto forte, per quanto abbia fatto buone partite lo scorso anno. E abbia fatto bene finora, però è ancora un giocatore che non è il Barzagli di turno, no? E quando è così bisogna avere pazienza e bisogna capire anche quando ogni tanto questi giocatori restano fuori per scelta tecnica. Perché? Perché forse non sono abituati a giocare tante partite di fila sotto lo stesso ritmo a livello mentale e con la stessa forza mentale. Poi, sono punti di vista, vi ripeto, ditecelo nei commenti. Io intanto vi saluto, vi ringrazio come sempre. Vi ripeto, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, fino alla fine forza di vivere, ragazzi, testa subito a Lecce, non si molla un cazzo. Ciao ragazzi.